È stato davvero una bella vittoria ieri, quando adesso mi sveglio tanto emozione. Sicuro perché è stata mia ex squadra, allora sono contentissimo. Sognato o no? No, io non ho sognato, ho dormito benissimo, diciamo. No, è andato molto bene e sono contento che abbiamo vinto. Tra poco faccio pranzo e dopo vado al palazzetto per dare un massaggio alle gambe perché sento un po' pesante. Buongiorno Marco! Cosa è successo? Come stai? Io bene, tu? Benissimo. Cosa è successo ieri? Hai giocato? Hai giocato a Modena? Che emozione hai fatto ieri sera? L'emozione è stato vincere al Palapanini al Tempio del Volley. È stato stupendo. Racconti un po'. Secondo me abbiamo giocato tutti bene, in maniera unita. Per ricezione, per quel che mi riguarda, siamo stati un bel muro che non sono riusciti ad abbattere con le loro battute. Sempre, lo prendi bisogno, via, non c'è bisogno. Ah, ok. È stata dolcissima, infatti prendo zucchero di canna. Good morning. Good morning. What did you dream about last night? I don't remember. Caffè è d'obbligo la mattina, soprattutto per una bella vittoria come ieri. Basta! Adesso tutti hanno visto che possiamo vincere anche contro il primo in classifica, allora noi adesso dobbiamo crederci sempre, non dipende contro chi che giochiamo, possiamo vincere contro loro. E questa forse può cambiare, forse all'inizio non avevamo questo atteggiamento, però adesso ho cambiato subito. Morning, I feel perfect. We came back very late. We went to sleep with good feelings. I woke up before 15 minutes. I'm still happy. I dream. I don't remember what I dream. Cosa mangia un campione dopo aver espugnato il Tempio del Volley? Gnocchi di gel con lambrusco. Si festeggia sempre un po', ma Aspetta domenica sold out. Stamattina sono andato con il buon Nicola Jovic a cambiare le gomme della sua macchina. Capitano vero, ragazzi, che... Senti, ma stanotte che avete sognato? Le tigelle e la fritta abbiamo mangiato ieri sera. Molto molto dolce. Molto dolce. Wow!